Altro giorno, altra ricetta. Partiamo dai ceci che ho messo a bagno la sera prima e la mattina li ho sciacquati. Questo è l'equivalente di mezzo chilo di ceci, e li ho messi nella pentola a pressione. Ho aggiunto acqua finché li ho coperti e poi ho acceso il fuoco, quindi via, con un po' di sale, sì, un pochino di sale, e li ho messi a cuocere. Dal fischio, quindi dal fischio della pentola a pressione, li ho lasciati circa 45-50 minuti, ok? A posto, quindi lasciamo cuocere. Nel frattempo ho preso un petto di pollo, l'ho fatto prima a strisce e poi a pezzettini piccolini, ok, eccolo qua, tagliato. Poi ho preso una cipolla e anche questa l'ho tagliata prima a metà, a strisce, a fettine, a pezzettini, insomma tutto piccolino. Oggi tagliamo tutto, sminuzziamo tutto, nella maniera in cui volete, anche con un frullatore come volete, però voglio dire, no? Usiamo il coltello. Ok, se possiamo evitare di sporcare i gigini in cucina è meglio. Poi, ahimè, non avevo del sedano fresco, fortunatamente ho il congelatore, quindi nel freezer, e ho preso una manciata di sedano. Come si dice, a mali estremi, estremi rimedi, meno male che c'era e quindi l'ho utilizzato. In una pentola capiente ho messo un cucchiaio d'olio e ho iniziato a mettere dentro il nostro petto di pollo. L'ho lasciato soffriggere un pochino. Quando ho cambiato colore, quindi ha soffritto un pochino, ho iniziato ad aggiungere la cipolla, il sedano. Sì, era fresco, ne avrei messo molto di più, consiglio. Paprika, questo è tutto a gusto, paprika e curry, perché si sposa bene con il petto di pollo. Poi ho messo un pochino di zenzero e ho lasciato andare, ok, fuoco vivo, però non vi staccate dalla pentola per il momento, Poi ho preso un bel cucchiaione di... oh mamma mia, mi è mancato il termine. Concentrato di pomodoro e una scatola di pelato passato. Poi ho iniziato a mettere i ceci e una bella tazza di lenticchie. Quindi i ceci cotti e le lenticchie no, anche perché le lenticchie si cuociono tranquillamente sul fuoco all'interno di tutti questi buonissimi sapori insieme a un litro di brodo che ho preparato, un brodo vegetale che ho preparato a parte. Ecco qua, adesso sì che si ragiona. Ora lasciamo cuocere perlomeno 20 minuti, ma non prima di aver aggiunto il mio bel aglio in polvere e il pepe. Se avete piacere, potete mettere anche del peperoncino, che ci sta benissimo. Inizia il freddino e noi andiamo ai ripari con le nostre zuppe particolarissime, anche perché viene fuori un sapore che buono. E dopo 20-25 minuti, guardate che cremoso che è, buono, l'ho messo nel piatto, quindi avete legumi e le proteine della carne, quindi del petto di pollo, un cucchiaino di olio a crudo, tac. Piattino prontissimo per essere gustato e vi assicuro che è eccezionale il risultato. E questa è la mia proposta di oggi. Se vi è piaciuta, pollice in su e io vi aspetto alla prossima ricetta. Ciao ciao!